Iniziamo insieme la preghiera di questa sera, ci mettiamo nella disposizione interiore di accoglienza, di silenzio. Iniziamo con il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Insieme seguiamo una canzone. Siamo nostri. Insieme recitiamo la preghiera al termine di questa giornata in cui ci mettiamo nelle mani del Signore. Al termine del giorno, o sommo Creatore, vegliaci nel riposo con amore di Padre, dona salute al corpo e fervore allo spirito. La tua luce rischiari le ombre della notte, nel sonno delle membra resti fedele il cuore e al ritorno dell'alba intoni la tua lode. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Anche con questa seconda preghiera ci mettiamo al termine di questo giorno, nella quiete della sera, ci mettiamo nel Signore. O Dio, nella quiete della sera ripenso a Te. Signore, rispondimi, il Tuo amore è bontà. Volgi a me il tuo affetto, non nascondere a me il tuo volto, anche se quest'oggi ho peccato. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. La mia anima esulta in te, o Signore, gioisce nella tua salvezza. E ora ascoltiamo la parola del Signore, tratta dalla prima lettura di questo giorno, martedì della quinta settimana di Quaresima.
Dal libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente. E un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Questo brano, dove il Signore, stanco di sentire le lamentele del popolo, manda questi serpenti. Un brano che ci ricorda poi la salvezza. Gesù lo userà per indicare quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo. Allora, ecco, quando sarà innalzato il Figlio dell'uomo, quando Gesù andrà sulla croce, come il serpente aveva dato la salvezza, così anche Gesù dalla croce ci dona la salvezza. Ecco, anche noi al termine di questa giornata è bello riconoscere un po' i nostri peccati, cercare di fare un po' un'analisi di questo giorno, come è andato, ringraziando anche il Signore per alcune cose positive che abbiamo potuto fare, affidando anche al Signore le nostre ansie di questi giorni, le nostre preoccupazioni. Nel silenzio chiediamo umilmente perdono. Insieme riconosciamo i nostri peccati. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo, con il tuo santo aiuto, di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. In comunità abbiamo due defunti, una signora Angiolina Piancamuno e un signore disolato, Pierino. Vogliamo ricordarli al Signore. Questa sera è morta anche un'altra persona a Piancamuno, diventano tre defunti, e allora li affidiamo tutti al Signore. L'eterno riposo dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Affidiamo anche a Maria la sua intercessione. Questa situazione così drammatica, ricordiamo quanti sono malati, quanti li stanno curando, tutto lo sforzo che si sta facendo, mettiamo l'intercessione di Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Concludiamo con questa preghiera. Signore, insegnaci a non amare noi stessi, a non amare soltanto i nostri, a non amare soltanto quelli che ci amano. Insegnaci a pensare agli altri, ad amare in primo luogo quelli che nessuno ama. Facci la grazia di capire che ad ogni istante ci sono milioni di esseri umani, che sono pure tuoi, i nostri fratelli, che muoiono di fame senza aver meritato di morire di fame. Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo e non permettere più che noi viviamo felici da soli. Facci sentire l'angoscia della miseria universale e liberaci da noi stessi. Amen. E ora la benedizione finale, che chiediamo al Padre, alzando gli occhi verso il Cristo crocifisso, perché è tutta la grazia che noi chiediamo anche attraverso i santi, in verità è la grazia che il Padre ci dona
attraverso il Cristo, attraverso Gesù che è morto per noi nello Spirito Santo. I santi sono intercessori, ma la fonte della grazia rimane sempre Dio Padre che ci invia il suo Spirito. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Amen. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.